Buona domenica, sia buona per tutti. La parola del Signore che ascolteremo nelle letture della Messa di questa 18ª domenica del tempo ordinario ci fa pregare così. Padre, principio e fine di tutte le cose, fa che non ci lasciamo dominare dalla cupidigia e dall'egoismo, ma cerchiamo sempre ciò che vale davanti a te. Operando con le nostre forze, a sottomettere la terra senza cedere alla tentazione del potere. Le tre letture ci presentano due tipi d'uomo, l'uomo giusto, l'uomo sbagliato, potremmo dire l'uomo schiavo della cupidigia e l'uomo libero, un uomo capace di rinnovarsi, di liberarsi dal dominio delle cose per essere ciò che Dio vuole che sia l'uomo. Nel Vangelo c'è una domanda rivolta a Gesù da parte di due fratelli che litigano per l'eredità. Di a mio fratello che mi dia quella parte di eredità che mi spetta. Il Signore risponde tranquillamente, guarda che non sono io la persona giusta alla quale ti devi rivolgere. Io non sono qui per fare né da mediatore né da sensale, sono qui semplicemente per aiutarvi a liberarvi dalla cupidigia. E racconto una parabola di un uomo ricco. Quell'anno la sua campagna ha dato un prodotto molto abbondante, non sa più dove mettere la roba, allora dice: butterò giù i vecchi magazzini e ne farò di nuovi e poi dirò alla mia anima: sta tranquilla, riposati, ormai sei sicura, la mia vita è al sicuro per molti anni. La notte, dice il Signore, a quell'uomo la vita verrà chiesta. Quell'uomo è sbagliato perché pensa che la vita sia sua. La vita non è sua. La vita è un dono di Dio, come sono doni di Dio i frutti della campagna, l'abbondanza, di cui è giusto rallegrarsi se c'è, ma della quale non bisogna diventare schiavi, perché la cupidigia, oltre che essere la bramosia del possesso delle cose materiali, che in fondo è una cosa molto stupida, diventa anche la sorgente di una brama di potere legato al possedere molte cose. Molti anche oggi che possiedono molto non pensano tanto a ciò che hanno, ma al potere che gli deriva da ciò che hanno. E questo è l'uomo sbagliato. Dall'altra parte, nella prima lettura, il sapiente, il Coelet, ci presenta un uomo che pur facendo bene, vivendo bene, lavorando bene, con competenza, anche lui deve lasciare la vita ad un altro, i suoi beni ad un altro. Perché? Perché la vita non è sua. Allora il Coelet finisce con quella celebre espressione «vanità delle vanità», cioè è follia affidarsi al soffio, all'effimero, a ciò che non dura. L'uomo saggio sa benissimo che dovrà lasciare tutto quello che ha fatto ad altri che non hanno faticato per averlo. Ma l'uomo saggio, dice il Coelet, è quello che alla fine ritrova se stesso in questa frase che conclude il libro del Coelet. Fine del discorso. Ascolta, temi Dio, osserva i suoi comandamenti, perché questo è tutto l'uomo. È l'uomo giusto di cui parla anche San Paolo nella seconda lettura, quando avverte i cristiani di non sostituire Dio con gli idoli, con la cupidigia, con il possesso dei beni, e li invita a svestirsi dell'uomo vecchio, dell'uomo che cede alle tentazioni della bramosia, per rivestirsi dell'uomo nuovo, che in fondo è l'uomo intelligente che ha capito che non può affidare la sua vita a chi non gliela può salvare. Buona domenica.